La prima mostra che vedo in Italia da molti anni, non ovvia, e di ricerca su un segmento anche difficile, che però nel rischio che potesse essere per poche persone, le quali sono attente e competenti alle decorazioni, alle arti industriali, alle arti decorative, fra cui la professoressa Frattaroli, che è stata chiamata dopo che lavorò per me alla mostra di Mantegna nella sezione di Verona, lei, coadiuvando Morari, ha messo insieme una quantità di notizie sulla funzione di questi crami che effettivamente dovevano cambiare il volto di questi ambienti e saranno comunque visti perché sono nel percorso del museo di Palazzo Te, quindi uno gira le stanze, a un certo punto trova quello che era la parte decorativa della zona inferiore delle stanze, che poteva essere in alcuni palazzi nel Rinascimento fatta di stoffe, qui è stata fatta di questi cuoi che hanno decorazioni meravigliose, a partire dall'età di Giulio Romano, ben documentata, con una quantità di ritrovamenti anche in collezioni private, fino ad arrivare alla metà del 600, quando una fioritura appunto di fiori, di colori, anima queste superfici che erano legate a dei motivi decorativi quasi astratti nel 500 e nel primo 600. E quindi una scoperta, un modo nuovo di vedere Palazzo Te e il coraggio di fare una mostra che non ha i nomi di Picasso, di Monet, di Van Gogh, ma produce effetti di emozione anche superiori, perché sentiamo il tempo in queste decorazioni, sentiamo come il tempo ha mutato la nostra percezione degli interni del Rinascimento e come queste cose sono sopravvissute come reliquie, ma senza avere la condizione dei beni archeologici, che sono sempre come lontani di un mondo morto. Qui il mondo è ancora vivo.